Ciao a tutti amici homebrewers e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi presenterò in anteprima il beer kit che Mr. Malt ha messo in catalogo in occasione del mio videocorso. Allora, ovviamente io sono molto eccitato per via di questa cosa, perché vedere una mia ricetta che diventa un qualcosa di fisico fa sempre un certo effetto. Prima di procedere all'unboxing di questo kit, volevo parlarvi un pochettino di come siamo arrivati a tutto ciò. L'idea alla base di questa collaborazione mi è venuta ovviamente durante la scrittura del videocorso. Infatti tutte e 10 le lezioni del corso sono basate sulla cottura con tecnica all grain di una birra. La ricetta di questa birra è una Ordinary Bitter, ovvero una delle mie primissime birre in FUG. Dato che è una ricetta molto semplice da preparare, ho pensato di riproporla anche nel videocorso per far sì che chi si approccia per la prima volta a questo hobby si trovi davanti qualcosa di abbordabile. Insomma, stavo scrivendo i vari copioni, mi stavo arrovellando il cervello quando si è letteralmente accesa la famosa lampadina e ho contattato subito Cristiano di Mr. Malt per proporgli questa cosa. Cristiano, devo dire, mi ha dato subito fiducia e niente, alla fine abbiamo stipulato un piccolo accordo per produrre questa cosa. Cosa c'è qui dentro? Ci sono tutti gli ingredienti già pesati e pronti per brassare la mia Ordinary Bitter. Di questo kit esistono due varianti, la variante in all grain e la variante in FUG. Nel video di oggi faremo l'unboxing soltanto della versione all grain, ma sappiate che nella versione FUG il malto pale è stato sostituito con estratto di Mary Sotter. Quindi questo beer kit è destinato principalmente a tutti coloro che vorranno approcciarsi a questo hobby con una birra semplice, seguendo una strada già tracciata e magari seguendo il mio videocorso online. Ora lo unboxiamo. Allora ragazzi, la confezione è davvero figa. Qui c'è tutta la ricetta in italiano e in inglese, Sgabuzen Ordinary Bitter. Questa cosa è fighissima col mio logo. Lo scatolo è molto robusto. Devo dire, Mr. Malt hanno gusto a fare queste cose. Con malto, luppolo, lievito e acqua uguale passione. Sono anche romantici quelli di Mr. Malt. Innanzitutto troviamo i luppoli già pesati e pronti per essere utilizzati. Sotto vuoto, anzi ora ne approfitto, li metto anche in freezer. Prima, seconda e terza gittata. Target in amaro e challenger per sapore e aroma. Troviamo le istruzioni con il logo di Mr. Malt e il mio logo in intestazione. All'interno di questo foglio troviamo la ricetta e i punti salienti per la preparazione di questa birra. Troviamo anche due opzioni di filtrazione, una con Lauter Bean e l'altra con Bazooka. E poi alla fine della ricetta c'è scritto: questa ricetta fa parte del videocorso Come fare birra in casa, pubblicato da Sgabuzen Homebrewing. Per tutte le info al riguardo visitare www.sgabuzen.com/videocorso. Yes! Andiamo avanti. C'è un paccone di malto. Questo qui è un mix di malto pale, crystal e biscuit. Come lievito ho scelto un lievito della Mangrove Jack, ovvero l'M15, l'Empire Ale, che è un lievito che uso veramente molto spesso per le mie stout, che ho pensato di riproporre anche in questo kit, perché è un lievito che mi piace tanto. Bene, quindi rimettiamo, anzi noi anche il lievito andrà in frigo, quindi nello scatolo ci mettiamo soltanto istruzioni e malti. Perfetto, quindi amici homebrewers, questo beer kit, come ho detto prima, si rivolge principalmente a tre categorie di persone: chi è intenzionato a seguire il mio videocorso e vuole brassare esattamente la stessa birra che vede in video, chi magari già ha iniziato con i kit però vorrebbe passare ad FUG, quindi sfruttando la versione con gli estratti di questo kit per fare una transizione diciamo più morbida verso il metodo estratto più grani, e chi magari ha già qualche cotta alle spalle magari con gli estratti e vuole fare il salto verso l'all grain però con una maggiore sicurezza. Bene amici homebrewers, per oggi dallo Sgabuzen è tutto. Questo kit nelle sue due varianti sarà presto disponibile sul catalogo di Mr. Malt,
penso in concomitanza con l'uscita delle mie prime lezioni del videocorso. Per quanto riguarda il videocorso, dovete sapere che ho terminato le riprese di tutte le lezioni e le sto montando, quindi posso sbilanciarmi e cercare di darvi una data. Credo di riuscire a montare i primi episodi entro la prossima settimana. Quindi, se così dovesse essere, martedì 26 settembre pubblicherò la prima lezione del mio videocorso, seguita dalla seconda il venerdì. Dopodiché, per circa un mese, due volte alla settimana, martedì e venerdì, pubblicherò tutte le restanti lezioni fino ad esaurimento. Bene amici homebrewers, io vi invito a seguirmi su YouTube, ad iscrivervi al canale qualora non siete ancora iscritti, consigliate questo video ai vostri amici che desiderano iniziare, metteteli sul chi va là, ditegli sta per iniziare un corso, preparati, e seguitemi sui social come Facebook e il canale Telegram. Io vi do appuntamento a domenica col weekly vlog e spero di poter pubblicare il corso il 26 settembre. Ciao a tutti amici homebrewers!